220 anni di verde, bianco e rosso, celebrare la bandiera italiana e dare il via a una serie di iniziative volte all'orientamento dei ragazzi della scuola media che devono decidere come proseguire il loro percorso di studi. Questo è il senso dell'incontro di questa mattina nell'aula magna del liceo scientifico Enrico Fermi di Sulmona, che in un incontro formativo ad hoc ha reso omaggio al tricolore istituito il 7 gennaio 1797. Una scuola attenta alla storia e alle radici del paese che si presenta al territorio attraverso un ricco programma di incontri che prevede seminari e dibattiti, oltre all'Open Day del 21 gennaio. All'incontro di questa mattina è intervenuto fra gli altri il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini. Questi sono momenti estremamente importanti perché è dalla memoria e dal senso di appartenenza che riparte un'identità e quindi la capacità di lavorare per il bene comune. Io li ho visti questi giovani passare negli anni da un assoluto disinteresse e quasi un disprezzo verso tutte quelle che erano e che sono i riferimenti della nostra democrazia a un profondo interesse e una partecipazione che è veramente confortante. Ecco. La giornata formativa è stata organizzata dalla professoressa Raffaella Ricci, mentre è toccato al collaboratore del Polo Fermi, Paola Emanuela Di Palma, illustrare il cartellone dell'orientamento. Noi vogliamo sostenerli, vogliamo aiutarli e far vedere loro cosa la nostra scuola, il nostro polo fa e cosa fa con impegno e grande passione. E il nostro liceo sta organizzando delle giornate di orientamento che vogliono essere di supporto agli studenti e alle loro famiglie. Si tratta di iniziative organizzate per mostrare la nostra scuola attraverso l'Open Day, quindi le nostre strutture e i laboratori, far partecipare attivamente i ragazzi alle lezioni e anche dei seminari ai quali parteciperanno personalità importanti, per esempio. Prossimo incontro lunedì 16 gennaio, quando sempre nell'Aula Magna del Fermi interverrà Gaudenzio Ciotti, che presenterà ai liceali il marchio ufficiale delle celebrazioni di Ovidio 2017. Che l'orientamento cominci.